questo nuovo video. Questo video è dedicato a Pokémon. È arrivato un pacchetto oggi per Melissa. E dove dentro c'è un album dei Pokémon. Sì, per mettere le sue carte Pokémon. Sì, Pokémon. Metteremo anche quelle di noi. Perché lei ha parecchie carte. Sono un po' distribuite. Sì, ci stanno pure quelle di Noemi che stanno. E anche quelle di Memi, sì. E in questo album che ormai purtroppo è tutto rotto. E quindi apriremo questo. Ah, mamma mia, quanto è bello! È bellissimo! E quindi lei ci metterà le sue carte. Ce le fai pure vedere, vero? Sì. Ma non è che le faremo vedere proprio tutte, perché sennò sì, ci vorrebbe un video di 3 ore. La prima è questa. Vediamola bene. Che è tipo un cagnolino che tiene in bocca una sfera Pokémon. Ok. E quindi si mette nella sua taschina. La figurina la mettiamo qui. Prima carta messa. Eccola qua. Dai, tira fuori la seconda. Allora, seconda carta. Questa è bellissima, che c'è tipo questo omino Pokémon che adesso andiamo a mettere. Ok, omino Pokémon che si chiama, noi non sappiamo benissimo i nomi, però chi è esperto mi sa. Dobbiamo farci un po' più di cultura su Pokémon, sicuramente. Terza carta. Guardate, è tipo un panda rosso, però è rosa. Un panda rosa! Ok, vai. Ecco, allora, qua. Quarta carta. Oh mio Dio, questo fa paura però. Questo fa un po' paura, sì. Vediamo un po'. Okay. Vabbè, però è comunque una carta Pokémon e la dobbiamo inserire. Esatto. Vieni qui. Ah, ho capito il trucco. Bravissima, brava. Okay. Storta come il mio solito. Le possiamo mettere sia da un lato che dall'altro, però per ora le lasciamo così. Vai, mettiamone un'altra. Allora, quinta carta. Sì, la quinta carta è questa, ma non so cosa sia. Vediamo un po'. Eccola qua. La drampa. Ok. È meglio se faccio così. Ecco, si tiralo. Oh, perfetto. Sesta carta. Questa che sembra una coccinella in un albero fiorito. Una coccinella in un albero fiorito. Sì, perché sembra tipo la descrizione dei quadri. Vaso di fiori su tela. Vabbè, non mi sono capita da sola. Ok. Sì. Io faccio così. Perfetto. Brava, il tuo metodo va benissimo. Poi. Settima carta. Oh, sembra un pesciolino. Vediamo. Pesciolino koi. Però. Non so se sono i pesciolini. Oh, l'ha messa subito questa. Sveltissima. Ottava carta. Sembra un pettirosso. Eccolo qua, il pettirosso. Molto carino. Ecco qua, messo il pettirosso. Ok, eppure questo lo mettiamo qua. Altre due carte facciamo vedere, dai. Sì. Questa. Allora, nona carta. Guardate, una foca. Una foca. Questa carta è veramente vecchia.
vecchia, sì. Quindi è un po' rovinatina, però è molto carina con la fochina. Con la fochina, carina con la fochina. Perfetto. Certo, proprio perfetto. Brava, facciamo un lavoro di gruppo. Lascia. Ok, perfetto. E decima carta. Decima e ultima carta. Questo coso. Questo coso? Vediamo che coso è questo coso. È un coso. Bronzor. Ok. Mettiamo dentro bronzor. Ecco qua. Ok, ne abbiamo messe 10. Poi ce ne sono altre qua dentro. E altre qua. Poi abbiamo un altro pacchetto di carte preferita. Qua. Questa è la mia preferita. Questa è la sua preferita. Perché è tutta è molto bella. E poi abbiamo tutto quest'album. Allora, all'interno ci sono tante altre carte, tante. Molte sono di Noemi, quindi sono un po' vecchiotte. Tipo forse queste. Alcune sono pure un po' rovinate, a dire la verità. È per questo che mamma diceva che le dovevamo tenere che belle. E queste vanno conservate bene. Insomma, queste qua che stanno dentro quest'album si sono conservate abbastanza bene, solo che l'album è tutto rotto. Quindi adesso ne abbiamo preso uno più bello, più grande, che ne può contenere di più. Melissa, insomma, ha difficoltà a mettere le carte dentro il loro scompartimento. Quindi Melissa, sono troppo concentrata sulle carte. Ecco, ok, allora ciao ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un mi piace se vi è piaciuto, guardate la carta Pokémon e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!